nostra agenda è fitta di appuntamenti per la Fashion Week dedicata alla donna, collezioni autunno-inverno 2015-2016. Mi raccomando, continuate a seguirci. Cosa vuole lasciare e quale per lui è il valore della musica? Ciao, buonasera a tutti. Per me il valore della musica è fondamentale perché è la colonna sonora della vita di ognuno di noi. Nel momento in cui la musica può diventare un messaggio da esprimere, può aiutare anche dei giovani designer, artisti anche loro, a sviluppare, a completare la loro scintilla creativa come è stato fatto qui questa sera, per me è un immenso piacere. E sicuramente la musica è un ottimo strumento per emozionare non soltanto nella vita ma anche durante una sfilata di moda, è direi fondamentale. Grazie mille, anche secondo me la musica è davvero tutto, è fondamentale, grazie mille. Grazie a voi. Siamo qui con uno showman e una presentatrice d'eccezione. Io andrei subito a chiedere a entrambi qual è il vostro parere riguardo alla moda e soprattutto riguardo a questi stilisti emergenti. Allora, buonasera da Carlo Credi. Dicevo, allora, la moda, meno male che sono queste manifestazioni che svecchiano un pochino quel settore, ma soprattutto che danno idee nuove e dunque grandi iniziative. Un applauso a loro. Un applauso. E tu invece cosa ne pensi? Allora, un saluto da Roberto Zanfranceschi, fantastico, ragazzi veramente molto creativi, uso delle stoffe in una maniera eccezionale, singolare anche, mi è piaciuto moltissimo, anche le pettinature bellissime, avanti così perché viva l'Italia a questo punto. E viva l'Italia allora, continuate a seguirci. Siamo qui con uno degli stilisti emergenti di questa sfilata, quindi andrei subito a chiedergli qual è stata la tua impressione di questa settimana della moda, qual è la passione che ti porta appunto a decidere di creare questi fantastici abiti? La passione che mi porta a creare questi abiti è la ricerca, è la sperimentazione sui materiali. Questa cosa mi fa fare molta ricerca sui tessuti ed è quello che mi piace più di una sfilata, di creare una collezione. Ti ringrazio molto, grazie. Quali sono le impressioni di questi nuovi stilisti emergenti? Sorpresa e creatività e praticità. Non mi aspettavo che dopo tanti anni di moda milanese qualcosa mi sorprendesse ancora, che ci fosse ancora spazio per la creatività. L'idea del vento del nord è originale e colpisce. E devo dire che di solito durante le sfilate vedi dei modelli un po' poco mettibili, invece è qualcosa da poter sfruttare. Io ti ringrazio molto, vedo che tra le mani è quello che è stato il gift della serata, apprezzato e in linea col vento del nord per coprirsi e riscaldarsi. Assolutamente sì, grazie. Grazie.